Buongiorno. Sono molto grato al presidente Schulz per questa visita a Palazzo Chigi. Abbiamo fatto una prima parte di discussione importante sulle prospettive europee, il prossimo Consiglio europeo, di cui voglio rapidamente dare conto, e il nostro incontro proseguirà adesso per gli approfondimenti. Noi crediamo, e questo è un impegno che il governo italiano si è preso con il Parlamento nel momento nel quale abbiamo ricevuto il voto di fiducia, che non c'è tempo. Bisogna che l'Europa dia risposte, e l'Europa dia risposte rispetto al grande problema, il principale problema che oggi abbiamo. Il principale problema oggi è quello in Europa della crescita della disoccupazione giovanile a dei livelli assolutamente insostenibili. Questo è il motivo per il quale noi vogliamo e chiediamo che il prossimo Consiglio europeo di giugno concentri i suoi sforzi su un piano straordinario per l'occupazione dei giovani. Speriamo e crediamo che questo sia uno dei temi. Ma c'è traduzione simultanea? Ah, no, non dovete dirlo. Prego. Ho capito tutto. E allora tu puoi parlare francese o anglese, peut-être. C'è come tu veux. Se tu parli francese après o anglese, je comprends. Allemand, je ne comprends pas. Ça dépend d'eux, hein. Ça dépend des journalistes. Okay. Moi, je peux parler en anglais ou en français, même en italiano, mais très mal. Mais... Ok, continuo allora in italiano, se così evitiamo di perdere tempo su questo. Quindi il tema principale per noi è il Consiglio europeo di giugno, la scelta di fare della lotta alla disoccupazione giovanile il tema principale, perché non è possibile che i nostri concittadini, le famiglie europee che soffrono, che vivono un momento di grande difficoltà, non trovino nell'Europa, nei leader europei, delle risposte concrete. Naturalmente questo non sarà l'unico punto, ma per noi questo piano straordinario, immediato, con misure immediate, non con un piano faraonico a lunga gittata, ma con misure immediate per dare subito risposte sull'occupazione giovanile, riteniamo che sia la priorità. Naturalmente, accanto a questo, altre misure importanti, quella più immediata e principale sulla quale lavoreremo naturalmente è quella del completamento dell'unione bancaria, che è un tema fondamentale perché l'unione bancaria è la prima delle quattro unioni che i quattro presidenti hanno messo al centro della strategia per avere un'Europa più unita, più integrata nel prossimo futuro. Il governo italiano che si è formato, lo dico a Martin, è un governo fortemente europeista, federalista e per l'integrazione europea, quindi il lavoro che come quattro presidenti avete fatto per le quattro unioni, bancaria, fiscale, economica e politica, per quanto ci riguarda è un obiettivo fondamentale e prioritario. Quindi questi sono i temi dei quali abbiamo parlato, ovviamente abbiamo parlato anche di altri aspetti. Il governo italiano sostiene il ruolo centrale del Parlamento europeo nella definizione del completamento del bilancio europeo, con le scelte di maggiore flessibilizzazione del bilancio. Il governo italiano, essendo un governo fortemente europeista, crede che il Parlamento europeo debba essere centrale nelle decisioni che a livello europeo devono essere prese, e quindi discuteremo anche più tardi degli altri passaggi essenziali su questo tema. Però ho voluto sottolineare la vostra attenzione sul punto centrale che abbiamo affrontato poco fa, questa iniziativa che vogliamo prendere a livello europeo perché il Consiglio di giugno sia un Consiglio che si concentri su misure immediatamente applicabili a favore del lavoro per i giovani. Senza lavoro per i giovani, con una disoccupazione giovanile che cresce ai livelli che anche in Italia purtroppo stiamo conoscendo, non c'è speranza né per i Paesi membri come l'Italia, e non c'è speranza per l'Europa. Marco. Vielen Dank, Herr
Premierminister, vielen Dank, Enrico. Ich darf mich da vielleicht vorschlagen, dass ich in Deutsch rede und das dann in Italienisch übersetzt wird. Sì, 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 va bene. Grazie, Presidente. Grazie, Enrico. Ich habe keine Schwierigkeiten, Italienisch zu verstehen, aber ich habe ein großes Problem, es zu sprechen, aber ich kann versprechen, das werde ich ändern. Sì, sì, ho grande, non ho problemi per quanto riguarda la comprensione dell'italiano, ho ancora un po' di problemi per quanto riguarda parlare attivamente l'italiano, ma vi prometto che rimedierò anche a questo. Ich teile die Auffassung des Premierministers zu 100%, dass wahrscheinlich die größte Herausforderung, vor der wir zurzeit stehen, die Arbeitslosigkeit von jungen Menschen ist. Sì, condivido al 100% quello che ha detto il Presidente. Sicuramente la sfida più grande che ci aspetta adesso è quella della disoccupazione giovanile. Man kann es auch etwas dramatischer ausdrücken. In manchen Ländern der EU sind wir in der Gefahr, eine ganze Generation zu verlieren. Anzi, uno può dirlo anche in modo molto più drammatico, cioè in alcuni paesi dell'Unione Europea rischiamo di perdere una generazione intera. Deshalb ist der Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit verbunden mit der Notwendigkeit, sehr konkrete Maßnahmen jetzt zu ergreifen. E per questo è importante, se uno vuole veramente lottare contro la disoccupazione giovanile, di prendere subito delle misure applicabili. Ich glaube, Enrico Letta hat völlig recht, wenn der Juni-Gipfel der EU zu einem konkreten Ergebnis in dieser Frage führen soll. Sono convinto, Enrico, hai ragione perfettamente, se questo vertice nel mese di giugno di quest'anno dovrebbe veramente portare a dei risultati concreti, allora... Das Europäische Parlament hat mit breitester Mehrheit beschlossen, quer über alle Fraktions- und Parteigrenzen hinweg den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit zum obersten Prinzip des europäischen politischen Handelns zu machen. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Il Parlamento europeo ha deciso a grandissima maggioranza, in modo del tutto trasversale, che il principio fondamentale che dobbiamo osservare è quello di lottare contro la disoccupazione giovanile. Eine konkrete Maßnahme, die Premierminister Letta und ich auch heute diskutiert haben, könnte die folgende sein. Poi c'è una misura concreta della quale abbiamo parlato oggi e potrebbe essere la seguente, come prima misura. In der Finanzperspektive 2014 bis 2020 sind 6 Milliarden Euro vorgesehen für die sogenannte Jugendinitiative, die die irische Präsidentschaft vorgeschlagen hat. Das ist eine konkrete Maßnahme zur Förderung junger Leute. Per esempio, per quanto riguarda il quadro finanziario 2014-2020, sono previste 6 miliardi di euro per un'iniziativa che va a favore dei giovani. Questa è l'iniziativa proposta dalla presidenza irlandese. Nur dieses Geld ist vorgesehen von 2014 bis 2020. Wir brauchen aber beim Kampf um die Jugendarbeitslosigkeit nicht Geld 2020, sondern jetzt. Solo che questi 6 miliardi sono previsti per il periodo 2014-2020, invece noi per lottare subito contro la disoccupazione giovanile abbiamo bisogno di questi soldi oggi, non nel 2020. Deshalb wäre eine Möglichkeit, dass wir diese Summen vorziehen auf die Jahre 2014-2015. Das ist einer der Gründe, warum ich danke dem Premierminister, er ja auch darauf hingewiesen hat, dass wir als Parlament mehr Flexibilität in diesem Haushaltsverfahren wollen, weil wir dann auch in der Lage sind, in dieser Weise, wie ich sie gerade beschrieben habe, auf konkrete aktuelle Notwendigkeiten zu reagieren. E quindi potremmo fare in modo che anticipiamo questi soldi per il biennio 2014-2015, quindi sono grato a Enrico per quello che ha detto, cioè è importante che il Parlamento europeo per quanto riguarda la definizione del prossimo bilancio punta molto sulla flessibilità, perché così noi possiamo reagire concretamente alle delle situazioni d'emergenza come quella della disoccupazione giovanile attualmente. Ich möchte einen letzten Satz sagen, persönlicher Natur. Ich arbeite mit Enrico Letta seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll als Freunde zusammen. Sì, vorrei dire un'ultima frase di natura personale. Io da anni ormai collaboro in modo molto stretto, c'è una grande fiducia tra me e Enrico Letta. Das habe ich übrigens bei meinem letzten Besuch hier auch gesagt. Da war allerdings der Premierminister Mario Monti.
Questo l'ho detto anche l'ultima volta che sono venuto qua a Palazzo Chigi, solo che allora il presidente del Consiglio era Mario Monti. Das ist aber in der europäischen Politik so. Ich habe sowohl mit Mario Monti eng zusammengearbeitet als auch mit Enrico Letta. Ma è così nella politica europea. Io ho collaborato in modo molto stretto sia con Mario Monti che con Enrico Letta. Ich muss zugeben, mit dem Vorgänger von Mario Monti habe ich weniger eng zusammengearbeitet. Devo confessare però che magari con il predecessore di Mario Monti ho collaborato in un modo un po' meno stretto. Aber ich wünsche mir und ich wünsche der Regierung von Enrico Letta einen großen Erfolg. Wir brauchen ein stabiles Italien in Europa. Comunque mi auguro e auguro al governo Letta tutto il successo possibile perché veramente abbiamo bisogno in Europa di un'Italia stabile, molto stabile. Italien ist ein Pfeiler der europäischen Integration. L'Italia è una colonna portante dell'integrazione europea. Und noch nie haben Menschen in Europa so auf eine Wahl in Italien geschaut wie bei der letzten Wahl. Noch nie haben Menschen in Italien zum Beispiel so auf eine Wahl in Deutschland geschaut, wie auf die Wahl im September. Das zeigt, wir leben längst in einer europäischen Innenpolitik. Wir leben in einem gemeinsamen Europa, wir sitzen in einem Boot. Wir müssen nur schauen, dass wir alle in die richtige Richtung rudern. Mai come adesso tutta l'attenzione da parte dei cittadini europei era rivolta alle elezioni in Italia e mai come adesso l'attenzione degli italiani è rivolta alle elezioni in Germania nell'autunno di quest'anno. Questo ci fa capire che ormai esiste una politica interna europea, c'è un'Europa comune, noi tutti stiamo nella stessa barca, dobbiamo solo stare attenti di remare nella stessa direzione. Vielen Dank. Grazie. Buongiorno, Andrea Bonini, Sky TG24. Una domanda per il Presidente Schulz, da Presidente del Parlamento Europeo ma anche da cittadino tedesco. Vorrei chiedergli se al di là dei provvedimenti tampone per gestire le fasi di emergenza ritiene che in Europa debba esserci un cambio di passo complessivo a livello politico con criteri e vincoli che devono essere parametrati sostanzialmente Stato per Stato rispetto a quella che è la condizione e gli impegni che ogni Stato assume, se da questo punto di vista potesse esserci addirittura un atto di indirizzo del Parlamento Europeo. Al Presidente Letta invece vorrei chiedere quanto le riforme italiane per le quali è stata espressa anche una volontà politica di realizzazione, per la loro traduzione in realtà dipendono dalle scelte e dalle decisioni che poi l'Europa anche in tema di vincoli e misure complessive andrà a decidere. Grazie. Müssen Sie schon übersetzen erst, aber der Herr spricht so schnell italienisch, so schnell kann ich gar nicht hören. Ich übersetze denn gerne, leider verstehe ich ja nichts, wenn in dieses Mikrofon spricht. Aber auf jeden Fall wollte er wissen, ob Sie der Meinung sind, dass jetzt angesichts einer so dringenden Situation in Europa, wo man unbedingt eingreifen muss, es auch wesentlich ist, dass man etwas radikal ändert, auch was die verschiedenen Parameter betrifft und versucht, sich darauf einzustellen. Ich glaube, dass die unilaterale Haushaltskürzungspolitik mit der These, wir müssen nur die öffentlichen Haushalte kürzen, dann gewinnen wir Investorenvertrauen automatisch zurück. Diese These ist falsch, sichtlich falsch. Io penso che è sbagliato la tesi che dice che dobbiamo semplicemente in un modo unilaterale tagliare le spese di bilancio e che così automaticamente torna la fiducia da parte degli investitori. Questo è sbagliato. Deshalb glaube ich, dass eine Kombination aus einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung einerseits und strategischen Investitionen in Wachstum und vor allen Dingen in Beschäftigung für junge Leute auf der anderen Seite zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Und ich bin froh, dass jetzt Herr Barroso zum Beispiel nach einer gewissen Phase des Zögerns, so 5-6 Jahre, zu dem Ergebnis kommt, dass das die Richtung in Europa sein sollte. Sì, io penso che certamente ci deve essere una combinazione, da una parte sicuramente un consolidamento sostenibile dei bilanci e dall'altra parte però dobbiamo anche investire in modo strategico, investire nella crescita e soprattutto nell'occupazione giovanile. E sono molto lieto di vedere che anche il Presidente della Commissione Barroso, dopo aver esitato per un po', direi per 5-6 anni, adesso si è ricreduto e vede anche lui che questo è la via giusta da intraprendere. Ma io penso questo, penso
che il 90% del nostro lavoro e dell'efficacia del nostro lavoro, se ci riusciremo, è legato alle scelte europee. Dico così perché o è l'Europa nel suo complesso che riesce a farsi accettare dai cittadini europei non come matrigna, ma come madre affettuosa che aiuta, e o l'Europa riesce a mettere in campo iniziative che siano viste dai cittadini europei come immediati elementi positivi per la vita di tutti i giorni, oppure se viene meno quest'idea, viene meno in gran parte tutto ciò che abbiamo costruito in questi anni. E la gran parte di queste scelte è legata a ciò che riusciremo a costruire in Europa, nel Consiglio europeo di giugno. Poi tutto quello che faremo a livello nazionale è essenziale, decisivo naturalmente per tante scelte che sono solo nazionali, ma è decisivo anche per un altro aspetto. Io sono molto orgoglioso del mio paese, perché il mio paese è un paese che oggi si presenta a Bruxelles avendo i conti in ordine. L'Italia, grazie alle scelte che sono state fatte in questi anni dai governi precedenti, il governo precedente, il governo di Monti, la maggioranza che l'ha sostenuto, oggi può sperare ragionevolmente il 29 maggio di avere da Bruxelles la buona notizia di uscire dal deficit, dalla procedura di deficit eccessivo. E questo per noi, non voglio parlare degli altri paesi, parlo soltanto di noi. Questo per noi vuol dire che noi siamo seri, non facciamo debiti, e non facciamo debiti anche per, aggiungo, perché ne abbiamo fatti troppi in passato, e quel passato è stato un disastro. I debiti fatti 20 anni fa, oggi ce li continuiamo a portare dietro e siamo in difficoltà rispetto agli altri perché abbiamo un debito più grosso degli altri. Quindi la necessità di dire con grande chiarezza che anche quello che ho detto prima, un Consiglio europeo che abbia il grande piano per l'occupazione giovanile, per il lavoro per i giovani al centro, si lega al fatto di dire che noi non abbiamo nessuna intenzione di fare un confronto ideologico sul tema della tenuta dei conti a livello europeo. La discussione non è e non sarà su questo punto, perché noi condividiamo la necessità che si tengano a posto i conti. La nostra è la linea del buon padre di famiglia, che non fa debiti, e l'Europa deve aiutare i paesi a non fare debiti. Quindi la discussione sullo scontro ideologico tra austerità e crescita non è quello il punto. Bisogna tenere i conti a posto e bisogna che l'Europa faccia scelte che siano in grado di, sul tema dell'occupazione giovanile, di dare delle risposte concrete. Martin ha accennato a una delle possibili proposte, noi ne presenteremo altre alla Presidenza del Consiglio europeo, agli altri colleghi primi ministri, perché è necessario un pacchetto di proposte sul tema lotta all'occupazione giovanile, fatta di tante misure, poi ogni paese adatterà quelle migliori, ma deve essere chiaro che dopo questi anni in cui c'è stata molta attenzione al tema appunto della fiscal consolidation, oggi accanto alla fiscal consolidation, che noi confermiamo, ci sia l'attenzione soprattutto in questo momento legato all'occupazione dei giovani. Buonasera, Peter Dahlheimer, Deutsches Fernsehen, ARD, an den Präsidenten des Europäischen Parlaments, Herrn Schulz. Wir haben jetzt gehört, das Sparen soll nicht mehr die alleinige Maxime europäischer Politik sein. Die italienische Regierung hat es ja gleich nach Amtsantritt auch angekündigt. Was glauben Sie denn, wie ist diese Position durchzusetzen? In Brüssel, auch in Ihrer Heimat und meiner Heimat Berlin? Una domanda per il Presidente del Parlamento europeo. Se ho ben capito, adesso il principio supremo del Parlamento europeo sarà quello di, non sarà più quello di risparmiare, ma di lottare contro le varie emergenze, come è anche stato annunciato dal Presidente del Consiglio Letta appena arrivato al governo. E quindi vorrei sapere come pensate di poter affermare questa vostra posizione sia a Bruxelles che a Berlino.
Die Frage ist ja leicht zu beantworten, was die Position der europäischen Institutionen angeht. Ich habe das mir gerade gesagt, im Europaparlament gibt es seit Jahren eine breite Mehrheit, quer durch alle politischen Parteien, für die Auffassung, dass wir eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung brauchen, was nebenbei bemerkt auch eine Frage der Generationengerechtigkeit ist. Aber dass wir diese nachhaltige Haushaltssanierung nie erreichen werden, wenn es kein nachhaltiges Wachstum gibt. Weil Wachstum führt zu Steuereinnahmen. Und diese Steuereinnahmen helfen, die Haushalte zu konsolidieren. Deshalb ist das in Brüssel unstrittig. Und ich habe die Bundesregierung bis dato nicht so verstanden, dass sie das nicht will. Deshalb ist meine Antwort auf die Frage nach Berlin eindeutig. Ich habe den Eindruck, dass die Bundesregierung, die jetzige Bundesregierung, sich den Vorschlägen der italienischen und der französischen Regierung nicht verschließen will. Sì, faccio rispondere a questa domanda per quanto riguarda la posizione dell'Unione Europea. Ho già detto che da anni nel Parlamento Europeo c'è una larga maggioranza trasversale che è a favore di un consolidamento sostenibile del bilancio, e tra parentesi questo è anche fondamentale per una equità tra le generazioni. E poi naturalmente ci vuole anche una crescita sostenibile, perché la crescita sostenibile permette anche un aumento del gettito fiscale che a sua volta permette il consolidamento del bilancio. E non ho mai capito in modo diverso la politica di Berlino, quindi penso che Berlino, almeno il governo attuale a Berlino, non sarà contrario a proposte che vengano da Roma o da Parigi. Vielleicht ein Satz, wenn ich darf, Herr Dahlheimer, noch hinzugefügt. Es gibt ein massives Missverständnis in meinen Augen seit vielen Jahren, nämlich das, dass die Einnahmeseite nicht so wichtig sei, sondern nur die Ausgabeseite in öffentlichen Haushalten. Nach Schätzungen von Experten sind uns in den vergangenen Jahren etwa 1 Trillion Euro durch Steuerflucht verloren gegangen. Der Gipfel am 22. Mai wird sich mit Maßnahmen der Europäischen Union gegen Steuerflucht und Steuerbetrug befassen. Ich glaube, wenn wir nur einen Bruchteil dieser Summe durch gemeinsame Maßnahmen für die Staaten sichern könnten, hätten wir deutlich weniger Probleme. Und da habe ich vernommen, dass Bundesfinanzminister Schäuble bereit ist, und ich unterstelle mal Kanzlerin Merkel auch, ich nehme an, auch Premierminister Letta, dort am 22. Mai deutliche Signale zu geben. Das ist jedenfalls die Erwartung, die wir im Europaparlament haben. Sì, poi vorrei aggiungere una frase ancora, signor Dahlheimer. Secondo me c'è un grossissimo malinteso da anni ormai, e si dice che è importante, per quanto riguarda il bilancio dello Stato, semplicemente le entrate, mentre le spese non sono così importanti. Invece degli esperti hanno stimato che abbiamo perso all'incirca 1 trilione di euro per via dell'evasione fiscale. Per questo io penso che il 22 maggio sarà importantissimo prendere delle misure contro l'evasione e contro la frode fiscale. E se dovessimo riuscire semplicemente a recuperare una frazione di questa evasione e di questa frode, allora sarebbe molto importante, e anche un segnale molto importante, e queste sono le aspettative che ha il Parlamento europeo. Io penso che il Ministro federale delle Finanze Schäuble, ma anche la Cancelliera Merkel e penso anche il Presidente del Consiglio Letta la vedano così. Sì, su questo tema del Consiglio europeo di maggio aggiungo anch'io una parola. Andremo al Consiglio europeo del 22 di maggio con grandi aspettative sul fatto che sul tema della lotta all'evasione fiscale questo tema riesca a salire di livello e sia un tema europeo, perché sappiamo tutti benissimo ormai che l'impegno nazionale e l'Italia e il governo che ho l'onore di presiedere la lotta all'evasione fiscale la fanno e la faranno senza quartiere, ma sappiamo che la questione europea è decisiva, la questione dei paradisi fiscali è decisiva, questo sarà un altro tema. E la risposta alla domanda, per quanto mi riguarda, è così: non c'è un match Italia-Germania, non è così e non la imposteremo così. Italia e Germania insieme sono sempre state paladine dell'Europa federale. E io vorrò e farò di tutto perché Italia e Germania insieme aiutino l'Europa a essere più federale, più integrata e ad avere accanto alla fiscal consolidation un impegno concreto, pragmatico,
molto, molto, molto realizzabile in tempi rapidi a favore della lotta alla disoccupazione giovanile. Buongiorno, sono Enrica Agostini. Sono Enrica Agostini di Rai News 24. Una domanda per il presidente Schulz. In Italia c'è una grande fetta di protesta antipolitica che è interpretata dal Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo. Beppe Grillo sta immaginando anche un tour europeo. L'Europa è più preoccupata di questo o insomma più chiamata alla responsabilità anche nel senso in cui diceva il presidente Letta, cioè di non apparire un'Europa matrigna? E poi volevo chiedere al presidente Letta, non possiamo fare a meno di chiedergli oggi, c'è un attacco personale di Beppe Grillo per lei oggi, ha detto che è da 20 anni che fa il nipote e che questo governo non ha senso e che quello che è successo in Italia è un golpe politico. Ma in verità, se posso rispondere su questo, devo dire che da 46 anni che faccio il nipote, se proprio devo essere... Ma se Grillo la butta sull'insulto personale vuol dire che non ha molti altri argomenti. Lui insulta, io voglio lavorare e occuparmi dei problemi del Paese. Penso di potermi fermare qui. Con un decreto io toglierò lo stipendio ai miei ministri, vedo che lui fatica a non far prendere la diaria intera ai suoi parlamentari che si ribellano contro di lui. Quindi, per quanto mi riguarda, lavoro, mi occupo dei problemi del Paese, non vado agli insulti, respingo al mittente un'altra volta che lui usa la parola colpo di Stato per ferire le istituzioni del nostro Paese, che sono istituzioni legittime, rappresentano la sovranità popolare. E una parola come quella di colpo di Stato è totalmente inaccettabile. Si ricordi Grillo quando la volta scorsa ha usato la parola colpo di Stato e una giornalista cilena, che era stata ai tempi del colpo di Stato e della dittatura di allora, gli ha spiegato che cosa vuol dire colpo di Stato, e facendogli fare allora già una figuraccia. Io penso che su queste parole insistere a usare questi termini è profondamente sbagliato, aggiungo, lo dico anche per il massimo rispetto che tutti noi abbiamo per il Presidente della Repubblica Napolitano. Queste parole di Grillo sono totalmente inaccettabili. Die Frage an Sie, Herr Präsident Schulz, war folgende. Und zwar ist ja in Italien ein starker antipolitischer Protest im Gange, der vor allem vom Movimento 5 Stelle, von Beppe Grillo vorangetrieben wird, der auch gesagt hat, dass er jetzt eine Tour durch ganz Europa machen möchte. Beunruhigt Sie das? Beunruhigt das Europa? Oder sind Sie auch der Meinung, wie vorher Präsident Letta gesagt hat, dass Europa alles daran setzen muss, keine Stiefmutter mehr zu sein, sondern eher eine liebevolle Mutter? Ja, zunächst mal will ich meine Lanze für die Stiefmütter brechen. Also nicht alle Stiefmütter sind schlechte Mütter. Das muss man... Ich kenne viele Stiefmütter, die gute Mütter sind. Prima vorrei rompere una lancia a favore delle matrigne. Non tutte le matrigne sono proprio il peggio che ci si può immaginare. Io conosco tante matrigne che fanno un ottimo lavoro. Nein, also um auf Ihre Frage konkret zu antworten, Herr Grillo macht mir keine Angst. Auch eine Europareise von Herrn Grillo macht mir keine Angst. Der Herr Grillo ist sicher ein ganz interessanter Mann. Concretamente, per rispondere alla vostra domanda, non ho nessuna paura di Grillo, neanche una paura se dovesse fare un tour europeo. Sicuramente uno molto interessante, Grillo. Aber er ist nicht das einzige Exemplar dieser Art in Europa, wir haben mehrere davon. Ma non è l'unico esemplare di questo tipo in Europa, ne abbiamo parecchi. Sie haben den Vorteil, dass Sie nur mit Herrn Grillo konfrontiert sind. Ich bin jetzt mit mehreren Varianten in Europa konfrontiert. Lei ha il grande vantaggio di vedersela soltanto con Grillo, mentre io me la devo vedere con tante varianti grilline in Europa. Ich bin sozusagen gegrillt. Io sono grigliato praticamente. Und ich hatte eben die Angst, und das wollte ich auch von Ihnen wissen, ob sich diese verschiedenen Protestbewegungen nicht koalieren könnten in Europa. Sehen Sie,
Ich bin seit jeher der Auffassung, dass Politikerinnen und Politiker sich nicht vom Protest abwenden dürfen. Hinter der Stimmung, die Beppe Grillo und seine Bewegung ausdrückt, stecken ernste Sorgen von Menschen. Und ich nehme die sehr ernst. Sì, io da sempre dico, e sono di questo parere, che i politici non possono far finta di niente come se questi movimenti non ci fossero, perché io penso che quello che esprimono questi movimenti, il disagio, è una cosa molto sentita, uno ne deve tener conto. Europa war immer ein Versprechen für mehr Frieden, für mehr soziale Gerechtigkeit und für mehr soziale Sicherheit. Das Friedensversprechen wird noch gehalten. Das Versprechen für mehr soziale Sicherheit, für mehr soziale Gerechtigkeit wird nicht gehalten. Und deshalb kann ich die Verzweiflung von Menschen verstehen, die sagen, ein Europa, das superreich ist, aber das eine so ungerechte Verteilung des Reichtums innerhalb der Völker und zwischen den Staaten hat, das ist nicht das Europa, das wir wollen. Und da füge ich hinzu, das ist auch nicht das Europa, das ich will. Sì, certo. L'Europa ha fatto una grande promessa, ha promesso di garantire la pace, di garantire la giustizia sociale, di garantire la sicurezza sociale. Per quanto riguarda la pace ancora la garantisce, per quanto riguarda invece l'equità sociale e la sicurezza sociale non lo fa più. E quindi è chiaro che la popolazione questo non lo capisce, c'è un'Unione Europea straricca, però la ridistribuzione avviene in un modo del tutto inequa tra i vari popoli e i vari stati. Non lo capisce la popolazione e per inciso non lo capisco neanch'io. Aber das zu ändern, muss man Verantwortung übernehmen, muss man arbeiten, muss man seriös kämpfen, so wie Enrico Letta das macht oder wie ich das mache. Das zu ändern, muss man bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. E quindi per fare questo uno assolutamente deve assumersi la responsabilità, lavorare in modo molto serio e lottare in modo molto serio, come lo faccio io e come lo fa anche Letta, insomma uno si deve assumere la sua responsabilità. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass die Leute, die am heftigsten Kritik üben, am wenigsten bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Io ho l'impressione che di solito quelli che alzano di più la voce poi non sono veramente disposti a assumersi la responsabilità. Auf meiner Flagge hier sind 12 Sterne. Ich bin also der Vertreter der Movimento 12 Stelle. Sulla mia bandiera vedete 12 Stelle, quindi io rappresento il movimento delle 12 Stelle. Also ich habe keine Angst vor 5 Stelle. Quindi non ho paura delle 5 Stelle. Grazie.